problema della memoria che mi pare particolarmente urgente oggi è stato anticipato negli anni 50 da Isaac Asimov, il grande narratore di fantascienza. Immaginava una società ormai completamente dominata dai computer negli anni 50, dove durante tra l'altro un periodo difficile, forse di guerra, un blackout bloccava tutti i computer. E gli agenti dello spionaggio erano riusciti a individuare l'unica persona al mondo che sapeva ancora le tabelline a memoria. 6x6, 36, 6x8, 48. Ed è stato subito catturato dal Pentagono, da tutti i centri militari, perché solo lui poteva permettere di continuare la guerra e di sconfiggere i nemici. Era un testo profetico. Sempre più la gente non sa più fare calcoli a memoria, perché è abituata a schiacciare un bottone. Questo finirà per atrofizzare l'organo della memoria nelle giovani generazioni. Lo si vede ad ogni istante, addirittura ormai i miei colleghi mi dicono che gli studenti delle ultime generazioni alla fine di mezz'ora di lezione non ricordano cosa è stato detto, se non hanno preso un appunto. La memoria semantica riguarda le nozioni che abbiamo circa l'universo. E l'altra è la memoria episodica, che riguarda la nostra vita personale. Ora, si sono dati casi di gente che ha conservato la memoria semantica e ha perso quella episodica. Sapevano chi era Napoleone, ma non chi era la loro madre. Perché si perde più facilmente la memoria privata che quella pubblica, non glielo so dire, dipende da qualche struttura del nostro cervello. Quindi l'idea del libro che si può ricostruire la memoria privata attraverso brandelli di memoria pubblica. La misteriosa fiamma della regina Loana. In un certo senso il libro era l'anti-Proust, dove si ricostruiva la memoria su oggetti esterni e non su ricordi interni. Noi siamo esseri temporali, viviamo nel tempo e non sappiamo mai definire esattamente cosa sia il tempo. Ma in questo vivere nel tempo siamo come l'atleta che per fare un balzo avanti deve fare sempre un passo indietro. Se non fa un passo indietro non riesce a balzare in avanti. Ma insomma sono le tre estasi della temporalità di cui parlava Heidegger. Passato, presente e futuro, ma di cui, sia concesso, parlava già Sant'Agostino. Senza memoria non c'è anima. Per proiettarci sul futuro bisogna avere un'anima.